Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video del team United We Stand. Oggi siamo qua col buon Frisqui, il buon Gregorio, che ci presenta la sua lista che ha portato per l'appunto al nazionale italiano, l'Attack of the Giant Card. Ha fatto un secondo posto, quindi adesso lascio la parola a lui che dirà la sua esperienza, in generale il risultato e la decklist. Ciao ragazzi, finalmente siamo qui con questa nuova profile. Mazzo, diciamo, discretamente competitivo, ma i cui meriti comunque non spettano a me. Ci tengo a precisarlo immediatamente. Infatti, anche se ho giocato questo deck, l'ho giocato principalmente perché ho avuto poco tempo per testare per questo evento del nazionale italiano, l'attacco della Giant Card. La lista appartiene ad un altro utente della Speed Duel League, che è Blaze. E infatti qua ci ho fatto il bigliettino apposta per ringraziarlo, sicuramente non capirà l'italiano, ma sicuramente apprezzerà il ringraziamento attraverso questo bigliettino. Infatti la lista è interamente sua, è una sua idea, io l'ho semplicemente poi portata al torneo con un discreto risultato. Il deck è un deck Just Gone Attack con i sopravvissuti di battaglia. La skill più o meno la conosciamo tutti, aggiunge 100 ai nostri mostri, inoltre riusciamo a riposizionare una carta trappola all'avversario durante la battle phase. Ha un deck veramente sinergico tra skill cut e le carte che utilizziamo. Andiamola a vedere, ovviamente tre sopravvissuti di battaglia, una carta che inizialmente non volevo giocare perché giocavo una versione simile a quella di Paolo Justice, poi... Nelle scorse settimane ho visto questa lista di Blaze che aveva fatto 6-0 alle 20 di 55 persone della Speed Duel League e ho deciso di portare questo mazzo perché lo trovo molto più equilibrato della lista di Justice che comunque ha fatto molto bene all'evento, infatti è riuscito a battermi proprio nella finale. Quindi tre sopravvissuto per poter riciclare le nostre risorse il più possibile. Tra le tante risorse, due Sfera Kuribo. Inizialmente rispetto al deck di Blaze ne utilizzavo tre copie, però poi mi sono reso conto che servivano delle altre carte che non c'erano le slot disponibili per giocarne tre, così ho deciso di giocarlo proprio come lui a seguito dei test gli ultimi giorni, ridurlo a due copie. Per proseguire, tre Gaia, una carta veramente forte, perché? Perché tiene soprattutto il campo nel mirror match. Inoltre, se te lo coprono soprattutto altri attacchi e basta, Just Gone Attack, alla fine possiamo sfruttare le sue statistiche: 2003 d'attacco, 2100 di difesa. Quindi, un'ottima carta, soprattutto se viene mandato poi in difesa con ulteriori carte. Per quanto riguarda sempre il discorso dei mostri, due Jirai Gumo, questi ultimi principalmente utilizzati per tentare di tenere il campo contro io attacco e basta. E mi hanno aiutato molto, alcune partite sono veramente stato molto fortunato con la monetina, in altre un po' meno, però è un discorso che ci può stare, il discorso di dimezzare, soprattutto in relazione a, come poi, a quello che poi la carta dà, cioè il fatto che ti tiene veramente il campo se non hanno uno shrink, cioè un rimpicciolire, non riescono veramente a fare molto. Passando al reparto di magie. Soltanto due rimpicciolire, due shrink. È una carta che riusciamo soprattutto a sfruttare appieno grazie all'effetto di sopravvissuto di battaglia. Infatti, in combo è veramente devastante, mi ha aiutato in tantissime partite. La giocavo inizialmente in tre copie, però poi ho preferito portarla appunto a due copie, come il corretto ratio utilizzato da Blaze, perché ho notato che in tantissime partite mi servivano le gravity, che ora vi farò vedere, perché non riuscivo a spostare i mostri dall'attacco alla difesa dell'avversario e quindi riuscivano a lockarmi e a farmi crashare. Andando alle difese, alle trappole, per l'appunto due gravity. Riusciamo a cambiare la posizione dei mostri, soprattutto ad evitarci ulteriormente le trappole, come possono essere delle seconde ruin, quindi neghiamo la prima di attacco e basta, sulla seconda riusciamo a fare assenza di gravità, ma anche tantissime altre giocate, come per esempio spostarci in difesa un Gaia che ha 2100 di difesa, e quindi a fare veramente innumerevoli giocate, a stoppare l'attacco dei nostri avversari e a tentare di ripartire. Veramente una carta formidabile, mi ha aiutato tantissimo. E devo dire che la giocherei rispetto alla mia versione originaria, quindi per questo ringrazio nuovamente Blaze. Andando sempre al reparto delle trappole, 3 Uobboku, carta onestamente incredibile per come si può utilizzare. Faccio un esempio: tante volte la utilizzavo anche in fase offensiva, come
facevo Wabaku e mi schiantavo con un Gaia su un Gaia dell'avversario o quando lui mi attaccava. La conseguenza naturale qual era? Che i miei mostri non potevano essere distrutti in battaglia, i suoi si faceva fondamentalmente il meno. Io magari poi la Wabaku la recuperavo con un sopravvissuto di battaglia. Quindi, onestamente, MVP dell'evento, anche perché mi ha aiutato tantissimo anche a tentare, quando non avevo sopravvissuto, a sopportare gli attacchi dell'avversario e a ripartire. Due wall e carta così così. Probabilmente dei bulk mi avrebbero fatto comodo, ma alla fine non avevo tempo per testare e ho deciso di giocare due wall. Per come si è evoluto il metagame, almeno a questo evento, onestamente è stata una carta forte, ma non fortissima. La sostituirei con i bulk? Probabilmente sì. Ma dipende sempre dal vostro evento. Se al vostro evento pensate che ci siano tanti deck tier 2, Dark Scorpion o altro, sicuramente è una carta da prendere in considerazione, perché a questa tipologia di mazzi fa veramente male. Infine, l'ultima carta, Zoma. Ero indeciso inizialmente se giocare Zoma o la Offering. Alla fine ho deciso di utilizzare Zoma, principalmente perché è comunque una carta che riesco a riciclare di sopravvissuto di battaglia grazie al suo effetto. Ma soprattutto consente di chiudere davvero tante partite che apparentemente sembrano perse e tu riesci a barnare. Questo torneo comunque non si è rivelata veramente molto utile, tant'è che l'ho utilizzata come mostro per bittare, sì, ho attivato l'effetto, purtroppo no. Andando alla side, allora, sembrerà strano ma... La Kokkon è una carta che ci consente di poter sostituire la nostra Io attacco e basta contro tanti avversari che non giocavano tante trappole o comunque trappole che ti facevano durante la main phase, quindi non ha tanto senso giocare Joy. Ho preferito la carta di Brookido, soprattutto per rilevare cose ostiche. Faccio un esempio, prendete Saber Angel, ecco. Di conseguenza, gioco per questo tipo di motivo, terzo Jirai-Gumo e Paranoid. Metto il Jirai-Gumo così da avere tre target per il Paranoid e poter scombare insieme alla Kokkon. E poi di side, MVP veramente questa carta, incredibile per quello che è riuscita a fare, cioè mi ha salvato la vita un sacco di volte. 3, Tornado di Polvere. Contro il buon Riccardo mi sono state veramente utili, ero in svantaggio 0-1 e poi sono riuscito a rimontare proprio grazie ai Tornado, ma soprattutto sono riuscito a vincere poi una delle ultime partite contro contro un Crystal Beast, mi hanno aiutato soprattutto sulle sue conclave, sono riuscito addirittura a farne due nello stesso turno contro due sue conclave settate, è stata qualcosa di incredibile, cioè veramente una carta che probabilmente avrei dovuto giocare di main, ma proprio come Blades l'ho messa di side, comunque carta fondamentale, formidabile. L'extra invece, Cavalier Joker, e Drago Saber Finale, un dragone, Re Oyama e due Limite dei Mille Occhi. Ovviamente io non giocavo lo Waking, lo avevo così, principalmente per bluffare, ma non potevo usufruire dell'extra deck pur disponendone. Per quanto riguarda le partite, in conclusione mi sembra il primo turno, se non sbaglio proprio contro Riccardo, no, il primo turno ho avuto il bye, secondo turno contro Riccardo, terzo turno poi non mi ricordo esattamente contro chi ho giocato, È contro Domenico, mi sembra. no, non ho giocato contro Domenico, forse Però contro l'altro no, sì, ragazzo. contro il ragazzo con Crystal Beast. Crystal Beast. E l'ultima partita contro Paolo ho perso contro di lui 2-0, principalmente perché giocava il Banisher, mi ha fatto veramente molto male. Per quale tipo di motivo? Uno, non puoi fare Sfera Kuribo. Due, la maggior parte delle risorse che tu vorresti riutilizzare di sopravvissuto di battaglia vanno a finire rimossa dal gioco. Quindi io non sono riuscito a fare granché, infatti mi ha vinto 2-0. Ho provato a sfidare, ma cioè, tutto sommato mi è andata veramente male. In più, a game 1, ho perso perché avevo due wall di main. Quindi lui riusciva comunque sempre ad outarmeli con la sua skill e quindi io, per questo vi dicevo in precedenza, probabilmente con due book sarebbe stata tutta altra partita, ma è andata così. E niente, sono felice del secondo posto, sono felice di aver vinto la medium size card del Signore dei Vampiri. Sono queste qui delle, diciamo, carte veramente uniche, perché in italiano ci sono soltanto queste tre copie. Una è andata a Paolo, la Giant, la Medium Size a me, e poi c'è un'altra,
leggermente un po' più piccola della medium che è andata a Riccardo. Sono veramente felice per questo evento, per come sia andata. Vi ringrazio di cuore e ringrazio soprattutto Blades per la fantastica lista, perché è stato lui il creatore ed ritengo che sia giusto dare i meriti a lui. Grazie di cuore, un abbraccio.